pesante nel tempo ed è quella che subisce meno oscillazioni. La seconda raffigurazione dei cluster stabili è una raffigurazione a dodecaedro, cioè a 12 angoli, a 12 facce. E questa non è più una configurazione lineare, perché l'esagono è una configurazione piana, anche se assume nello spazio una leggera conformazione spaziale, ma è piana formalmente, mentre il dodecaedro può raffigurarsi come una specie di pallone di calcio. Sapete che i palloni di calcio hanno tutte queste fettine a esagono? Ecco, prendete come esempio, perché vi rimanga, il pallone di calcio con 12 lati formati ognuno da 6 lati, da 6 esagoni. Quindi questa è la configurazione semplice che si rincontra in natura ed è quella nella quale noi che abbiamo studiato queste cose possiamo riconoscerci. Perché all'interno di questo pallone di calcio si mantengono, si contengono le frequenze elettromagnetiche che sono le informazioni di cui parlavano prima il dottor Fioravanti ed Alberto. Le informazioni che arrivano all'acqua non sono informazioni come voi comunemente pensate, scritte sulla lavagna o comunicate verbalmente o per telefono, sono segnali elettromagnetici. Anche la luce è un segnale elettromagnetico, ma formalmente è un segnale elettromagnetico che viene catturato, perché il segnale elettromagnetico è un'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio all'infinito. Non segnale. No, perché ho messo Ah, ecco. Dentro via Comunque, il segnale elettromagnetico. Immaginate una sola onda di una frequenza catturata in uno spazio, come dentro a un pallone di calcio simbolicamente, e quello è un segnale elettromagnetico che sta dentro in un molecolone d'acqua e si mantiene così e viene trasferito ovunque dove l'acqua lo porti e quindi poi si dischiude con il modificarsi dell'esagono o del dodecaedro. In pratica, quando si rompe il giocattolo esce la frequenza. Mi sono spiegato che è abbastanza semplice, è più complicato matematicamente spiegarlo, ma così si capisce. Una cosa che imbriglia una frequenza e se la porta con sé, fino a che questa frequenza non viene liberata. Il fatto di liberarlo, ci sono mille modi, mille condizioni, ma questa è la condizione di base nella quale Hahnemann e l'omeopatia ha formulato tutte le sue teorie e naturalmente produce tutti i suoi effetti. Noi inglobiamo, incameriamo delle microfrequenze dentro in questi dodecaedri che trasportiamo in tutte le parti del corpo e dove arrivano e si rompono, lì producono un segnale elettromagnetico che dà una carica, dà un segnale, dà una voce, dà un'informazione dove deve andare. Quindi questo è il senso dell'omeopatia e questo è il messaggero acqua che trasporta queste cose. Tutto questo avviene solo nell'acqua, perché se voi date da bere alcol, cognac o la birra con le frequenze elettromagnetiche non succede niente. L'omeopatia non funziona con la birra, funziona con l'acqua, perché il principio che vi spiegavo è questo: avere una micromolecola d'acqua o una microcomposizione d'acqua pura che riesce a contenere questa frequenza o queste frequenze. Io ho detto che c'è un'onda sola, ma tante volte ce ne sono 10. Penso questo è un problema secondario per noi. Per capire il concetto avete in mente il palloncino di calcio, la frequenza che ci arriva, il pallone di calcio la trattiene, voi lo mangiate, se lo porta in giro va dove deve andare e lì sviluppa la sua azione. Quindi porta l'informazione all'interno del corpo. Questo è il secondo concetto che volevo darvi come informazione. Poi una serie di piccole cose da chiarire. Perché i cluster sono importanti e perché c'è questa differenziazione, o perlomeno perché voi capiate che esiste una importanza nei cluster piccolini a differenza dei grossi cluster. Perché il piccolo cluster, cioè il piccolo raggruppamento di molecole d'acqua, ha una dimensione. In termini di dimensione, per queste cose si parla di Armstrong,
L'angstrom è un decimo di un miliardesimo di millimetro. Quindi, quando parliamo di angstrom e di nozione della molecola d'acqua, parliamo normalmente di dai 150 ai 250 angstrom. Questa è una dimensione minima perché si formi un condensato informatico che viaggia all'interno del nostro corpo. Su questa dimensione noi possiamo far passare il molecolone d'acqua, ovvero il palloncino di calcio che vi spiegavo con all'interno le informazioni, all'interno dei nostri più piccoli capillari. I nostri più piccoli capillari hanno queste dimensioni, cioè hanno la sezione nell'ordine dai 250 ai 500 angstrom. Ora, il molecolone grosso, ovvero se non c'è un cluster piccolo e un cluster troppo grosso, non ci passa su quella sezione di quella arteriola, di quel capillare. E quindi l'acqua prende un'altra strada e l'informazione non arriva su quel tessuto cellulare. Quindi capite l'importanza di avere acqua purificata, clusterizzata, microclusterizzata, perché solo così l'informazione che sta nel vostro palloncino piccolino raggiunge tutte le parti del corpo. Quindi va dove c'è l'arteria grossa, va dove c'è il capillare grosso, ma va dopo dove va il capillare piccolino. Ed è lì che deve andare. Seconda cosa importante di quella che vi raccontava Bruno sull'acqua Cacù e comunque sulle acque iperossigenate. Io ho lavorato 2-3 anni in Ungheria sulle acque Cacù. Qual era il segreto? Il segreto era produrre un'acqua microclusterizzata, però con un'alta concentrazione di ossigeno, in modo tale che quando il corpo umano stava seduto e disteso in una vasca d'acqua a temperatura dei 38 gradi, si aprissero i pori della pelle e in quel tempo che il paziente stava seduto comodamente disteso, l'acqua che esisteva nei microcluster potesse entrare nei pori aperti e attraverso una funzione fisica che è quella della differenza di pressione fra l'acqua esterna e l'acqua interna del corpo, questa micro differenza di pressione faceva sì che l'acqua esterna e l'ossigeno dell'acqua esterna entrasse attraverso i pori e quindi attraverso questa micro depressione entrasse nel corpo e quindi superasse prima la barriera dell'epiderme e poi piano piano venisse catturata dai capillari del subderma subito dopo il derma. Quindi in pratica con questa operazione noi facevamo respirare il corpo in minima quantità dalla pelle anziché dai polmoni e portavamo l'ossigeno attraverso la pelle all'interno del corpo, una cosa che non è naturale, però dava dei benefici incredibili, perché voi potevate ossigenare tutte le parti più remote del corpo con questo sistema. Altrimenti avreste dovuto entrare nelle camere iperbariche dove si utilizza la pressione molto più alta per permettere all'ossigeno di entrare in queste situazioni. Invece, attraverso le tecniche del Cacù e poi di altre tecnologie che sono state sperimentate recentemente, adesso noi abbiamo la possibilità di inserirci in una vasca d'acqua a 38 gradi, stare lì 40 minuti, un'ora e ottenere gli stessi risultati, o quasi, di una seduta migliori, di una seduta in una camera iperbarica senza nessun rischio. Perché una cosa che... Ma migliori perché con questo sistema sì. Tu la porti nei piccoli capillari. Sì, sì, sì. Con l'acqua e con la terapia iperbarica, oltre tutti i rischi che tu hai. Oltre ai rischi, sì, sì. Non riesci lo stesso con la facciamo. Il rischio della forzatura della pressione dell'ossigeno perché esso entra in tutte le parti rappresenta un grave rischio per il paziente. Naturalmente questi rischi si corrono quando le patologie sono gravi e l'incidenza impone assolutamente questo tipo di terapia. Ma noi con questa seconda tecnologia parallela, senza rischi, abbiamo risolto un sacco di problemi. Adesso non mi dilungo su tutte queste cose che saranno poi oggetto di altre conferenze, vi verrà spiegato come, perché, dove, tutte queste cose che sono state in evoluzione in questi anni. Ancora alcune cose dovevo dirvi sulle acque di vario genere. Noi normalmente
Qui abbiamo studiato, qui dico in Italia comunque negli ultimi anni, tutti i tipi di acque minerali e fino alla parte chimico o chimico-fisica abbiamo scoperto tutto di quello che si poteva scoprire con prove, con laudi, esperimenti. Abbiamo una nazione che è ricca di ogni genere di fonte termale e quindi questi luoghi da Abano a Montegrotto, Montecatini, eccetera, ha fatto dell'esperienza come cura dell'acqua minerale un business gigantesco anche nella salute. Quello che ancora non è stato sviluppato e che nessuno ancora ha fatto, se non in minima parte i nostri amici ungheresi o un piccolo centro a Brescia, è quello di studiare l'introduzione di queste nuove tecniche, di queste nuove tecnologie, non solo per le malattie, ma per il benessere e per l'allungamento dei tempi per l'anti-aging. Perché queste cose sono bellissime e sono utilissime per i malati, ma sono indispensabili per i sani, perché la tecnologia più interessante oggi per il futuro sarà sì quella di curare i malati, ma soprattutto di mantenere sani coloro che lo sono ancora e di mantenerli il più lungo possibile. Ecco, questa è una di quelle cose che svilupperemo in questo centro con l'aiuto e l'interesse di Alberto. Poi non so cosa mi era sfuggito ancora, anzi delle acque marine, volevo agganciarmi a quello che diceva Bruno. Io ho seguito circa 14-15 anni fa i primi studi che aveva fatto la dottoressa Ciccolo, che è stata la prima a introdurre lo studio delle acque marine nella cura delle varie patologie. Quindi questo è stato uno dei motivi che mi aveva portato a studiare le acque non solo nelle singole fonti, ma anche nei vari, nei luoghi più sacri dove la sacralità. Sono stato a Lourdes, sono stato a Compostela, sono stato a Sarto, sono stato a Loreto, sono stato a Brescia. Ecco, lì abbiamo studiato queste cose e abbiamo visto come queste, Bruno indicava le sette frequenze. Diciamo che la cosa più importante di queste acque, al di là delle frequenze multiple che si raccolgono, è la capacità di armonizzare queste frequenze da parte di queste acque. Quindi è un piccolo segreto che stanno ancora studiando, è in sostanza questo. Come fa questo tipo di acqua a armonizzare sette frequenze diverse, perché ogni acqua ha tipologia diversa di frequenza, ma come le fa ad armonizzare perché rendano efficaci le azioni nel nostro corpo. Cioè questa è una cosa anche qui molto interessante, è ancora lo studio. La dottoressa Ciccolo è stata un po' bersagliata dalla scienza ufficiale, il dottor Caprioli ha dovuto lasciare gli studi a metà perché non trovava più i finanziatori, quindi tutta la scienza ufficiale, diciamo materialistica, si è scagliata contro questo filone di ricerca innovativo perché andava un po' contro i canoni e della memoria dell'acqua e dell'omeopatia e soprattutto di tutta la scienza farmacologica, comunque diciamo del dominio delle sette sorelle del farmaco, le quali non amano avere interlocutori che contraddicono l'effetto della farmacologia ufficiale. Adesso altre cose non mi vengono in mente, ma se avete qualche domanda che è relativa alla spiegazione fisica di qualcosa, ditemela, perché questo era il mio campo, mi sono occupato per tanti anni di queste cose. Vi lascio... Silenzio. È possibile, è difficile. Sapete che qui nascerà, è nato un team che svilupperà tutte queste tecnologie, queste conoscenze, e quindi parlatene a casa, appena verrà aperto veniteci a trovare, farete le prove con l'acqua e con tutte le sue sfumature nelle varie tecnologie, nelle varie applicazioni. Sì, perché c'è da dire anche una cosa, che ci sono le frequenze nell'acqua, ma ci abbiamo le frequenze nei sapori, nei suoni, negli aromi, e sono tutte cose nei colori. Per cui
tutte queste cose verranno anche associate, perché le frequenze le ritroviamo anche sempre distribuite anche in tutte queste cose qua, per cui c'è un veicolo che sono i suoni, un veicolo che sono gli aromi, un veicolo che sono i colori, per cui tutte queste cose qua veicolano a loro volta delle frequenze che saranno mescolate. Una cosa importante che mi ero dimenticato di dire, ma che è una curiosità che poi vi girerà nella mente, perché se nessuno ve la spiega vi domanderete: ma come cavolo faceva quello lì a fare tutti questi cristalli in questo modo? Io ho fatto 3 incontri con Masaru Emoto, nel 2002 a Trieste, nel 2002, nel 2008. Questo mi è sfuggita, che non me l'hai mai detto. Adesso mi è venuto fuori perché lui ha fatto vedere quelle robe. E l'ultima l'abbiamo fatto a Aosta prima che morisse, quindi insomma, alcuni anni fa. Allora, Masaru Emoto è uno studioso giapponese che per primo si è accorto fisicamente, visivamente, che l'acqua poteva essere informata dalla musica, dalla frequenza elettromagnetica, dalla luce, dal rumore e da tante altre cose. Per cui ha cominciato una serie di studi e con una tecnologia molto interessante prendeva l'acqua dopo averla sottoposta a queste informazioni, quindi o alla luce o a una musica o a un rumore o pure alla voce, la congelava, cioè prendeva una serie di come si dice, di piattini di petri, ci metteva sopra una goccia di questa acqua, poi la portava immediatamente meno 18, perché doveva raffreddare in fretta, cioè congelare in fretta l'acqua, e sopra ci aveva messo un microscopio. Che cosa succede? Che a seconda dell'informazione che veniva trasferita all'acqua, naturalmente quest'acqua veniva pulita, depurata, distillata, prima di essere utilizzata ed essere informata, quindi era un'acqua priva di tutte quelle informazioni cattive di cui parlavano, che deve essere depurata, perché altrimenti non si legge un tubo. Allora, che cosa? Ma depurata? Primo chimicamente, poi fisicamente. Ma distillata? Sì. La distillazione, queste cose qua, sarebbe l'acqua distillata. Sì, si faceva inizialmente con l'acqua distillata, ma depurata anche attraverso, diciamo, si utilizzavano camere con, come si chiama, con reti, sai quelle camere sterili dove non c'è la frequenza elettromagnetica? Ah, gabbie di Faraday. Le gabbie di Faraday. Quindi l'acqua che veniva lavorata lì dentro era priva di nuove informazioni, era pulita, non aveva neanche un'informazione, se non quella di fondo della luce che è presente. Dopodiché quell'acqua veniva sottoposta alla musica di Bach oppure a una luce laser. Scusi, messa dove? Su? No, adesso sta ancora nel contenitore, in un contenitore di vetro sigillato. Dopo, da lì, veniva trasferita in questa camera che era di congelamento, quindi si entrava all'interno con le tute, bisognava stare dentro con i guantoni perché c'era meno 30, prima era meno 17, poi sono andati a meno 32, quindi in queste camere l'operatore prendeva alcune gocce che non erano ancora congelate perché eravamo appena arrivati, si mettevano nelle bottiglie di petri e in queste bottiglie, scusa, in queste pozzettini, sono delle scatolette di vetro, delle vaschettine piccoline di vetro, pulite naturalmente, sì. Ecco, su queste veniva calata la sua bella gocciolina, dopodiché questa veniva immediatamente sottoposta sotto al microscopio amplificato e lì si aspettavano dai 30 secondi o un minuto e mezzo che avvenisse il congelamento. Il congelamento avveniva secondo una specie di software che aveva la goccia in quel momento, perché se lei quella goccia lì la metteva da un'altra parte o la metteva sottoposta ad un'altra frequenza, ad un altro suono, congelava in un altro modo, cioè prendeva la forma del congelamento in un altro modo, presentava un nuovo disegno soltanto. Quindi quello che noi abbiamo visto come Masaru Emoto è sostanzialmente questo: acque sottoposte, depurate, sottoposte alla stessa musica di Bach, congelavano con lo stesso disegno. Acque sottoposte alla musica di Liszt o alla musica di Wagner presentavano disegni differenti.
acqua sottoposta alla musica heavy metal ancora differenti, senza dissenso. Quindi abbiamo fatto tutta una serie di sperimentazioni, ma tantissime. Io le ho viste come filmate, non sono entrato nella camera. Però ho parlato con l'operatore belga-olandese che faceva queste cose nello studio di Masaru, perché lui aveva uno studio a Tokyo e uno studio a Bruxelles, quindi lavorava lì e là. E dopo da là sono venute fuori tutte le sperimentazioni. Da lì, dopo questi studi, lui ha cominciato ad ampliare l'interesse dello studio e quindi ha messo per esempio le parole. Prima abbiamo cominciato con la musica, poi ha messo le parole, poi ha messo le immagini. Cioè, questo per far capire che sostanzialmente tutte le frequenze che colpiscono l'acqua, e le frequenze che colpiscono l'acqua sono il suono, l'elettromagnetismo o la musica, le onde sonore, o l'immagine, le onde luminose. Quindi sono tutte frequenze che colpiscono l'acqua e l'acqua riesce a trattenere una parte di queste cose, che sono poi raffigurate nel software che congela l'acqua. Mi spiego? Cioè tutte queste informazioni contenute nella gocciolina d'acqua fanno sì che a meno 18 o a meno 32 immediatamente quella stessa gocciolina anche da un'altra parte si congeli sempre nello stesso modo. Perché? Perché al suo interno ha un software di una sua natura di congelamento che è dettato dall'informazione che è all'interno della goccia. È chiaro. Mi viene in mente di aver parlato un giorno di fotoni del sole che trattano l'acqua. Perché anche i fotoni del sole sono importantissimi, la loro azione sull'acqua. C'è il fotone, ma ci sono le onde elettromagnetiche, ci sono le onde, c'è l'infrarosso, c'è l'ultravioletto, cioè queste sono tutte frequenze che fanno vedo, e vanno dentro. Luce ultraviolette che informano l'acqua. Questa è una bobina di Bach su una bottiglia e qui quella teoricamente clusterizza l'acqua e quella gli manda l'informazione del sole. Vi faccio un esempio solo perché voi capiate che tipo di problematiche ci sono dietro queste scoperte. Cioè cose enormi che stiamo aprendo le prime pagine adesso. I russi curano le ferite che non si immagina, oppure le ferite diabetiche, sapete che il diabete provoca determinata, con delle frequenze all'ultravioletto basso, 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 cioè con frequenze nell'ordine dai 246 fino ai 265 Hz. Su queste frequenze, nanometri, la lunghezza d'onda, su queste frequenze non si sa che cosa avviene, ma nella realtà l'uomo, la struttura umana, quel difetto che è presente determinato dalla piaga diabetica, si riassorbe, si chiude e sparisce. Quindi ci sono degli studiosi russi che stanno andando avanti, stanno creando apparecchiature di questo genere, sconvolgeranno la cura del diabete con queste cose e tante altre che... Le case farmaceutiche ci metteranno una roba sotto. Comunque, guardate, questo mondo delle frequenze e di tutte queste cose è interessantissimo. In ogni paese si sviluppa qualcosa. Purtroppo tutto è mantenuto, devo dire l'ultima cosa, quello che ha detto lui sulla questione, prima di Masaru Emoto, sulla questione dell'energia dell'acqua, perché tutto era nato da lì. Nel 1988 e nel 1989 fino al 1992-94 il professor del giudice e il professor preparata, che erano stati uno dei due, era stato mio insegnante di fisica al Politecnico, avevano scoperto i domini di coerenza di cui vi ho parlato sia a molto semplice. I domini di coerenza dell'acqua sono domini, si chiamano domini perché controllano aree di molecole dell'acqua in un contenitore d'acqua. In queste aree le molecole si muovono sincronicamente, invisibilmente perché si tratta di movimenti microscopici, ma danzano allo stesso suono, con lo stesso ritmo. Capite? Quindi
lì stanno buone buone, è come se, diciamo, suonasse la musica un valzer e loro si muovono al ritmo di valzer. Che cosa succede? Arriva un raggio di sole, arriva un lampo, arriva un suono, una musica, immediatamente questi effetti fisici differiscono e smuovono questo movimento, lo alterano e i domini di coerenza si spaccano. Si spaccano. E quindi tutta quell'acqua che prima era buona, tranquilla e diciamo vibrava con quella frequenza, scombinandosi comincia a cambiare frequenza e comincia a cambiare caratteristiche. Ecco, i domini di coerenza sono queste cose scoperte preparate dal giudice, che poi successivamente Fleischmann e Pons, ricordatevi questi nomi, dopo essere stati a Napoli all'università e aver parlato con preparata del giudice, sono andati negli Stati Uniti per spiegare che cosa sono i domini di coerenza e come si ricava l'energia elettrica dall'acqua. Bene, li hanno tenuti lì quasi 2 mesi, segregati nel centro di studi della Marina. Quando sono usciti li hanno talmente ubriacati, diciamo instupiditi, non di acqua ma di stupidaggine, di domande sciocche, che alla fine questi sono tornati a casa, hanno alterato le prove avevano dato risultati positivi. L'energia dall'acqua si poteva tirare fuori a kilowatt, ma a montagne di kilowatt. Perché spacchi il legame covalente e li libera del... C'è in sostanza una energia che tiene legata la molecola dell'acqua. Questa energia è di 12,60 elettronvolt, si chiama così, è stata classificata, questi la conoscono i fisici di tutto il mondo, è così. Dopodiché c'è una soglia di questa energia che è 12,06 elettronvolt, che serve per attivare gli elettroni che stanno dentro in questo sistema tranquillo. Quindi abbiamo 0,54 elettronvolt, che sono lì che si giocano l'energia fra una molecola stabile e una molecola eccitata. Ma per mettere stabile o eccitare una molecola è molto facile, molto. Quando gli americani hanno capito che questi due inglesi, insieme a preparata del giudice, avevano scoperto, diciamo, l'acqua calda, per dire l'energia a costo zero, li hanno distrutti. In pratica, gli esami che hanno fatto a Salt Lake City nel laboratorio della Marina sono stati sabotati. Tutte le relazioni che sono andate in giro per il mondo sono state sabotate e loro due sono stati mandati a casa. Era troppo semplice. Era troppo semplice. Dopo un anno Pons si è suicidato e Fleischmann è morto pochi anni fa. Tutto è ancora sigillato dentro nel centro studio di Salt Lake City. L'elettricità dall'acqua non si può tirare fuori, nel frattempo le 7 sorelle e del farmaco e della benzina godono della salute. Ma la macchina d'acqua l'ha già fatta. Sì, sì, sì. Che non... sì, comunque, pillole di cose che dovete sapere. Io vorrei forse fare una domanda. No, sono cose incredibili. L'informazione... Nelle batterie delle macchine, eh? Sì, nelle batterie delle macchine, per attivare le piastre, sì, delle batterie delle macchine, che viene l'acqua distillata, ha un'attinenza la cosa? No. L'acqua distillata è molto chimica e semplice perché è lo strumento che transita tutti i passaggi degli elettroni dall'acido solforico agli elettrodi del... Però si aggiunge l'acqua perché la percentuale tra acido solforico deve rimanere stabile. E quindi l'acqua evapora, mentre l'acido solforico non evapora, per cui ogni tanto nelle vecchie batterie bisognava aggiungere un po' d'acqua. Perché scaldando la batteria faceva evaporare dal bicchino che c'era sopra l'acqua distillata che veniva messa dentro, ma è una forma di diluizione dell'acido che c'è dentro. Comunque, sono cose che queste deve essere, si usa l'acido perché assolutamente è più conduttivo, perché l'acqua distillata non conducerebbe, per cui anche quando si parla di acqua ricca di ossigeno, per poter creare l'idrolisi in maniera corretta, non si può partire dall'acqua distillata, perché se partissimo dall'acqua distillata non faremmo mai l'acqua ricca di ossigeno. No, no. Ci vuole l'acqua ricca di oligoelementi che rende l'acqua più permeabile alla corrente elettrica, più conduttrice della corrente elettrica. Per fare delle cose fatte bene bisogna filtrare l'acqua con dovuti sistemi e poi aggiungerla aggiungere qualcosa.
Però i sistemi ci sono, insomma. Adesso siamo arrivati abbastanza vicini a rendimenti molto interessanti economicamente, quindi si è in grado di produrre acqua iperossigenata da 12 a 15. Che non è l'H2O2, eh? Non è l'acqua, cioè sì, tutt'altra cosa, non c'entra niente. Cioè. Arriviamo fino a 25, quasi 30 parti per milione di acqua, di ossigeno su queste nuove produzioni. Quindi, ma il segreto è sempre il fatto di avere la microclusterizzata. Sì, microclusterizzata, perché quando è microclusterizzata entra il famoso molecolino di ossigeno, entra dentro nel pallino, nella palla, nel palloncino del dodecaedro, si infila dentro e lì viene imbrigliato, lo portiamo dentro nei capillari e diciamo che avviene una respirazione impropria all'incontrario. Mentre voi respirate, portate l'ossigeno dentro e l'ossigeno col sangue va verso la periferia. In questi casi è una cosa da sbaglio, bisogna che provate appena possibile. L'acqua a questo passaggio rimane invelluto. Sì, la pelle. Per cui la pelle, cioè l'acqua, sì, la pelle rimane vellutata, perché proprio il passaggio. Capelli degli acqua la crea vellutata, si sente questa. Un po' come l'acqua del mare. Come sì? Un po' come sì, quando sì. Fai i bagni con l'acqua. No, perché però la pelle, quello che tu avverti sulla pelle sì, ma quello che tu avverti nell'organismo è una cosa completamente diversa. Perché in questo motivo qua avverti questa pelle vellutata perché i pori si sono aperti, per cui quest'acqua penetra e la idrata direttamente. Idrata direttamente la pelle. Si sfrutta la microosmosi. Voi conoscete un po'. Si chiama anche una muscolatura che può essere infiammata, cioè ha un effetto sfiammante anche. Momento. Qua non è detto, perché l'acqua ricca di ossigeno, l'ossigeno è un ossidante, per cui bisogna sempre quindi stare attenti a come si prende. Va mediato perché se noi quando bruciamo troppo ossigeno ci ossidiamo. Per cui dobbiamo stare attenti all'equilibrio giusto. Per cui anche lì il muscolo produce acido lattico, per cui va in acidosi e insomma acidosi e ossidazione bisogna prendere un po' con le pinze. Poi francamente non ho la competenza per dire se sul muscolo andiamo a creare qualche cosa. No, no, fino a che restiamo su pressioni normali noi non abbiamo controindicazioni. Però se vai dentro in una camera iperbarica puoi avere problemi. Puoi averlo. Cambio per barca è troppo forte. Oh. Vabbè, direi che se non ci sono domandacce. Sarebbero domande da fare. Prepara, dai, così faremo un'altra serata. Tanto c'è ancora tanto da dire sull'acqua. Tanto adesso fino a quest'autunno non poi sicuramente a settembre manderemo l'elenco delle nuove salate. Penso, spero, presuppongo, non so come dirlo, ma spero che la prima serata che faremo sarà la presentazione ufficiale del centro sopra, a cui seguirà poi l'apertura con l'inaugurazione e cose del genere. Per cui spero, dico spero, perché è stato un continuo ritardare per mille motivi, per cui la parola spero è d'obbligo. Però se tutto va come siamo intenzionati che le cose vadano, probabilmente la prima serata che proporremo a fine settembre, primi di ottobre, sarà la presentazione di quello più o meno che inizialmente ci sarà sotto. E spero che ci sarà un nome di prestigio, ma internazionale, che verrà qui a raccontarvi queste cose di persona. Di persona. Una cosa incredibile, una sorpresa che vi stiamo preparando. Mondiale, quindi sarà un centro di eccellenza questo. Aspettiamo di mettere a punto qualcosina, ma siamo quasi pronti, no? Va bene, faccio. Che ti vuol dire un po' d'acqua? Questo mi sembrava. Vai a assaggiare la pelle.
Ciao Bruno, ciao, ci vediamo. Ciao, sì, chiamo. Sì, ti chiamo. Sì, ti chiamo. Ok. Ciao, ciao. 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 Guarda, tutti dobbiamo maturare un po' più di un'altra, chiaro che dobbiamo cercare di trovarci la sua anche un po' meglio, quindi adesso sono iniziato a dare l'acqua close, che è l'unica che è close, diversamente, è l'unica tra tutte quelle che abbiamo presentato.